abbiamo avuto delle informazioni su questa squadra. È una squadra che negli ultimi anni si è sempre comportata molto bene. È una squadra che non ha grandissime velleità, però ha sempre una continuità di rendimento. È una squadra che gioca, gradisce giocare a calcio. Quindi è una squadra sicuramente difficile da incontrare in questo momento particolare. Quindi l'ultima partita di campionato per noi dovrebbe essere la chiusura che vogliamo, ma anche loro. E quindi tutta la settimana ci siamo concentrati e abbiamo cercato di analizzare alcune situazioni di gioco loro per vedere come poter fare al meglio la nostra gara. La squadra si è preparata bene, visto che fino a anche stamattina la squadra è nella giusta tensione, nella giusta preparazione, quindi noi ce la mettiamo sempre tutta, l'abbiamo sempre dichiarato e continueremo a farlo, però ci sono sempre anche gli avversari, quindi il rispetto sempre all'avversario va portato, perché sennò perdiamo di vista quelli che possono essere gli obiettivi nostri e degli altri. Ma dopo E lui quindi l'assenza di Biondo e di Cipolla. sono due giocatori che hanno sempre giocato, quindi sono giocatori importanti, ma non per questo noi ci dobbiamo fasciare la testa. Ci sono altri ragazzi che giocheranno al posto loro, si metteranno in mostra sicuramente. Io credo che possano fare una prestazione importante anche loro. Quindi io sono sempre fiducioso per quanto riguarda l'esito dei giocatori che sostituiscono compagni. Tatticamente e tecnicamente, che partita ti aspetti? Aspetto una partita tosta, come quella che abbiamo trovato a Palermo, perché per svariati motivi che ci possono essere anche di vicinanza nei confronti della squadra che è prima in classifica. Quindi ritengo che questi faranno una partita importante, almeno cercheranno di farla nel rettangolo di gioco, nel rispetto delle regole, mi auguro sempre. E quindi tatticamente non mi aspetto particolarità. Loro sono una squadra che gradisce giocare e sono abbastanza manovrieri, e quindi anche noi mi auguro che il tempo ci dia una mano anche domani, nel senso che ci sia una buona giornata, perché si prevede vento forte e pioggia, e quindi da quel punto di vista potrebbero saltare tutti gli schemi e tutte le preparazioni che abbiamo fatto. Perciò tutto dipende anche da questo, però noi siamo pronti a tutto. Le vostre vittorie contro Geraci e Dattilo, quale messaggio hanno lanciato al campionato? Hanno lanciato un messaggio che è cambiato l'aperto per tutti. E quindi non solo per noi e il Dattilo, ma anche per quelle che stanno rincorrendo dietro, non ci dimentichiamo di Canicattì, non ci dimentichiamo di San Cataldese, quindi sono tutte squadre che stanno crescendo, e siccome noi abbiamo fatto rallentare la vetta, anche loro sono venute avanti, quindi ritengo che ci debba essere massimo rispetto per le prime 5-6 squadre, perciò dobbiamo stare attenti sia davanti che di dietro.